girando nel bosco qui al Circolo degli Artisti ho trovato un altro personaggio che fa parte della scuderia di Manuel Casto e ha, diciamo, prestato il suo amabile corpo e il suo adorabile visino per la ghiaia, i tacchi, amore, non vanno d'accordo, ricordati. Niente, sono stata sfortunata. Per il suo ultimo video, quindi abbiamo deciso di fare qualche domanda anche a Romina Falconi. Ciao Romina, benvenuta. Ciao, è un piacere essere qui, ciao a tutti gli amici di Canal G. Allora Romina, com'è stata questa esperienza? Molto bella, perché stimo tantissimo Emanuel Casto. Io vengo da tutt'altro genere, perché faccio pop, R&B, così. Perfetto. Però mi ha emozionato un sacco e lo trovo personalmente un genio. Quindi quando ho avuto l'opportunità di far parte, di fare questa collaborazione con lui, di fare questo featuring nel pezzo, sono stata molto molto onorata. E la ringrazierò sempre, perché comunque come persona è veramente amabile. Bene, bene. È interessante, può sembrare... Emanuel può sembrare un personaggio un po' scomodo, no? Irriverente. Il timone olandese. Gli eletti tra voi che hanno già visto il film Zaki e Miri sanno a cosa mi riferisco. Altrimenti un motivo in più per andare a vederlo e uscire dall'orrenda ignoranza in cui baraccolate. In realtà è un lord, nel senso, no? Poi personalmente... Non solo è molto, ha una cultura incredibile, ma è anche molto elegante nei modi, quindi non lo so, se dovessi dire una parolaccia tipo anche solo cacca, io sarebbe lo scandalo. Emanuel può dire qualsiasi cosa, capito? Quindi lui è arte, anche lo dice lui, è meraviglioso. Anche quindi lui si è creato il genere tutto suo, della serie se la canta e se la suona. Infatti. E quindi diremo che è libero di fare ciò che vuole, perché il suo stile si chiama appunto il porno groove. Sì. Che è uno stile che prima di lui non esisteva e chiunque percorre un percorso per la prima volta diventa automaticamente il re di quella cosa. Sì. Senti, invece parlaci un po' allora di te, a prescindere dal featuring nel video di Emanuel Casto. Allora, ho fatto Sanremo nel 2007. Bene. Qualificata? Quarta, beh, fantastico. Sì, no, è stata una grandissima esperienza, calcolando che poi ho fatto una gavetta incredibile. Insomma, è il sogno un po' di ogni cantante, a parte Emanuel Casto, però dico ogni cantante, insomma, che fa il percorso classico, poi alla fine arrivare lì. E com'è andata? Dopo Sanremo ti si sono aperte veramente delle porte? Sì, o Sanremo è solamente una vetrina che poi non ha, diciamo, non ti ha soddisfatto come avessi pensato? No, guarda, sono soddisfatta, perché comunque tante esperienze le ho potute fare soltanto dopo Sanremo. Ok. Le case discografiche, in particolare una, la Universal, si è interessata a me e grazie alla Universal poi ho fatto dei singoli, tra questi Un Attimo, che è un genere un po' irriverente anche lui. Io venivo da Sanremo, cantavo la canzone romantica e poi... Veniva da Cristina D'Avena Show. Infatti. E poi invece ho deciso di cambiare un attimo, perché la musica è bella a 360 gradi. Certo, e anche perché bisogna anche dire che, insomma, un'immagine un po' più moderna sicuramente... Non guasta. Acchiappa di più, sì. No? Sì. Senti, hai altri progetti in questo momento? Sì, sto preparando l'album, non so esattamente quando uscirà. Ci puoi dare un'anticipazione, per esempio, un titolo che a te piacerebbe? No, il titolo dell'album sarà Stupida Pazza. Stupida Pazza, un po' come io tutti i giorni. Perché sono infatti, quindi vedi, ci troviamo. Ci troviamo. E, ci saranno delle ballate molto abbastanza struggenti e delle canzoni super frufru, quindi Stupida Pazza, perché c'è un motivo, insomma, perfetto. Perché c'è questa bipolarità. Io penso che lei sarà la mia migliore amica tra poco, amore. Grazie mille Romina, ciao a presto, tutti. Da Davide, da Canal G e da Romina Falconi, ciao.